Castelluto, Eugenio Fiano, Gianluca Bernardo, Renato Greco, Luigi Cristolia, Antonio Pennini, Ugo Amendola, Massimiliano Gazzaruso, Alberto Laneve, Gianfranco Morrone, Rocco Ricelli, Vincenzo Di Mari, Ciroberto Caputo, Massimiliano e Marco Pizzini, non so quale mio Massimiliano che ne faccia. Andando dietro, Mirko Nofio Flauto, Massimo Garitano, Giuseppe Linardo, Bruno Luise e Virginio Aiello pianoforte, Tarsisio Moliano batteria, Giuseppe Sergi basso, le voci Velia Ricciardi, Antonella Zampetta, Antonella Biondo, Alessandra Palmisano, Francesca Calabro. L'idea è un po' questa. Quando io sono diventato direttore, la necessità che ci fosse un gruppo o gruppi che si muovessero, che fossero nell'ambito jazzistico, per me era prioritaria. Per cui si incominciò con un combo, quindi un gruppo di numero limitato di persone, e la big band è legata anche, anzi soprattutto, all'arrivo qui di Nicola Pisani. Nicola Pisani invece ha immediatamente creduto a questa idea e abbiamo verificato che era possibile realizzarla. È quindi un organico rappresentativo di una rivoluzione in atto un po' in tutti i Cosenza in Italia, ma soprattutto al Conservatorio di Cosenza, legato appunto alla crescita enorme della classe di jazz. Un'orchestra particolare, perché è un'orchestra che fa un repertorio non tradizionale, un repertorio molto moderno, che parte dagli anni, con i brani degli anni 50 di Mingus, ma per arrivare fino a Maria Schneider, che è una compositrice vivente, anzi molto giovane, c'è l'età mia, il che mi sconvolge, molto brava, e questa è un po' la big band del conservatorio. Beh, è uscita la sindrome di Maria Schneider, questa compositrice newyorkese, grande arrangiatrice e compositrice, e beh, è venuta tutta intorno alle sue composizioni. Perché ci sarebbe la mezza idea l'anno prossimo di farla venire, quindi secondo me Pisani sta facendo sta preparando il sta terreno, una situazione che viene lei e le suoniamo i pezzi davanti, non so fino a che punto, no, però sono stato invitato qualche anno fa, nel 2004 più o meno, da un amico, da un batterista, che mi diceva che c'era questa orchestra in attività che faceva capo al maestro Pisani, dove si eseguivano dei brani di Maria Schneider in maniera particolare, compositrice che io conoscevo dal 96, e mi ha incuriosito proprio il fatto che a Cosenza facessero dei brani di Maria Schneider, che comunque reputo abbastanza complessi. Tutto sta nell'iniziare, ecco. Diciamo che mi sono un po', ho familiarizzato, ecco, con il tutto. Da lì, diciamo, è nato come gioco tutto, e alla fine mi è piaciuto. Poi nel collezivo però sei guardato, se tu che devi sentire me. Sì. E devi entrare nel momento giusto per far quello. Facciamo un tentativo, no?
costringi me a fare un certo tipo di improvvisazione. No! Sì, fallo. Ma io non voglio essere. Fallo! Allora così mi costringe a me a fare un fluire e questo diventa un background sotto l'improvvisazione.